capoluogo apre le danze in vista della candidatura a Capitale della Cultura 2026 con una grande mostra diffusa in tutta la città con oltre 20 sedi espositive, 100 opere e oltre 50 gallerie coinvolte. Si chiama Panorama, ha attirato in città moltissimi artisti, critici e giornalisti, una sorta di prova generale per l'Aquila. La curatrice di questa terza edizione, che coinvolge tutti i luoghi di cultura più importanti e non solo, è Cristina Perrella. La sfida è stata quella di mettere in relazione luoghi, opere e artisti. Italix è il consorzio promotore che ha scelto l'Aquila per dare un segno del potere rigenerativo che può avere l'arte. Il lavoro sul dossier da presentare intanto prosegue, entro fine mese andrà fatto. Molto interessante anche il coinvolgimento delle attività, come quella che ha sfornato sin dalle prime ore della mattinata il pane di Luca Trevisani, pan pestato, si chiama l'opera d'arte culinaria, una pagnotta di pane con un'impronta e poi al bar del corso un caffè con gli artisti e tantissime altre iniziative diffuse per tutta la città.